Goccia dopo goccia, la rabbia dei bellunesi si sta trasformando in un fiume in piena. A spingere sindaci, movimenti e cittadini in strada, questa volta, è l'eccessivo sfruttamento idrico e tocca alla Valle del Boite. Siamo assieme ai pescatori e cittadini della Valle del Boite a chiedere alla Regione Veneto una moratoria su tutte queste domande di concessione, perché dopo varie iniziative, raccolte di firme dappertutto e manifestazioni varie, vogliamo discutere questo problema gravissimo con la Regione Veneto. Il corteo è partito da Perarolo e come un fiume si è ingrossato lungo il percorso. Una decina di macchine alla partenza, poi su verso Pieve, Valle, Vodo, Borca, San Vito, fino ad arrivare in centinaia al flash mob finale sotto il campanile di Cortina. L'obiettivo non è fermare le centrali, ma evitare la lenta morte di fiume e torrenti. Le centraline possono essere fatte anche con altri criteri, non serve tirar via tutta l'acqua per sfruttarla per lucro. Bisogna rispettare innanzitutto il corso d'acqua senza far morire completamente il fiume. Una battaglia che vede protagonisti anche i pescatori. Noi pescatori siamo in prima linea perché per noi l'acqua è vita. Purtroppo ultimamente le centraline stanno un po' esagerando, non rispettano minimamente, almeno quelle che stanno costruendo adesso, minimamente la vita biologica dell'acqua. Pensate solo che rilasciano un 10% dall'acqua portata via. Pertanto per noi vuol dire che i nostri corsi d'acqua muoiono e non ci sarà più vita se non iniziamo a fare un qualcosa di serio. A scendere in strada pure il BARD. Autonomia e anche gestire con coscienza le risorse del territorio. Ci fermeremo davanti a ogni portone del municipio proprio per sostenere, per chiedere fermamente alle varie amministrazioni una forte presa di posizione riguardo allo sfruttamento indiscriminato dell'acqua e la costruzione di ulteriori centraline. Gli organizzatori chiedono così un confronto pubblico con la Regione. Se sarà tra le Dolomiti, bene, altrimenti si è pronti a scendere a Venezia. Invitiamo a venire su da noi il Presidente Zaia, invitiamo l'Assessore Conte, invitiamo l'Assessore Giorgetti a venire su a parlare con noi di questo problema, e altrimenti diciamo fin da adesso che andremo giù noi.